Benvenuto Paolo Piacenza, commissario dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, porti di Genova e Savona. Facciamo un po' il punto su questa crisi del Mar Rosso che tanto sta facendo discutere, che attira anche a livello genovese gli interessi nazionali, se non addirittura internazionali. Numeri alla mano, lei insomma cosa sta vedendo? Ci sono riflessi, conseguenze negative sul porto o no? No, allora sicuramente stiamo guardando con estrema attenzione quello che sta succedendo nel Mar Rosso, nel canale di Suez. Quello che possiamo verificare è un dato comunque positivo, ossia che fino ad oggi non ci sono state disdette di traffici destinati ai nostri porti, piuttosto si sono verificati alcuni ritardi legati ad un allungamento di percorso perché le navi che non fanno in questo momento il canale di Suez e il Mar Rosso devono circumnavigare l'Africa e ciò comporta, per arrivare dal Far East, al Middle East, al porto di Genova, 15 giorni di navigazione in più. Negli ultimi giorni di dicembre, nei primi mesi di gennaio, abbiamo quindi avuto alcune navi che hanno posticipato il loro arrivo, ma poi si sono naturalmente presentate ai porti di destinazione, quindi ad oggi già le nuove toccate sono state riprogrammate secondo i nuovi calendari. Quindi direi che sotto questo punto di vista siamo sufficientemente tranquilli. Il presidente dei terminalisti Costa qualche giorno fa aveva detto ai nostri microfoni un po' come se si fosse perso un mese col fatto che arrivano dopo. È vero? Cioè poi si sentirà a fine anno o no? Verrà tutto recuperato? Noi auspichiamo sostanzialmente di recuperare naturalmente. Quello che però ci aspettiamo, almeno in questi primi mesi, è una possibile leggera riorganizzazione del lavoro portuale, perché questi brevi ritardi che ci sono stati naturalmente devono necessitare una riorganizzazione dei calendari, dei turni e delle lavorazioni. Quindi sicuramente in maniera non acuta come si era verificato in periodo Covid, ma ci aspettiamo periodi di particolare congestionamento assecondati da periodi invece di più bassa operatività. Però in grado di affrontare quelli di un po' più sovraffollamento di. Assolutamente in grado di affrontare, lo abbiamo fatto e qui, come dire, i Ports of Genova hanno dimostrato nel tempo la loro capacità di superare ogni tipo di criticità. Ricordavo in periodo di Covid, dove naturalmente con una congiuntura molto più pesante di quell'attuale, anche molto più lunga di quell'attuale, siamo riusciti a gestire con diciamo, difficoltà limitate una crisi che aveva messo a dura prova il nostro sistema. Quindi io direi che guardiamo con sufficiente positività gli sviluppi di questa situazione. Certo è che dobbiamo stare attenti a capire cosa succederà nei mesi successivi, perché mentre un periodo limitato di questa situazione è, come dire, abbastanza sotto controllo, se questa difficoltà operativa dovesse prolungarsi per un periodo più lungo, evidentemente qualche riflessione andrà fatta con maggiore attenzione. Per chiudere, c'è chi teme che le navi possano scegliere anziché i porti italiani e i porti liguri, i porti spagnoli oppure addirittura andare nel nord Europa e poi scendere via treno o camion verso le altre destinazioni. Questo è possibile, un rischio reale? Già succede a volte che scelgano i porti, in più questa situazione potrebbe ulteriormente incentivare ad andare nel nord? Attualmente non vedo questo rischio concreto. Io ricordo sempre che siamo l'hub per l'80% delle imprese manufatturiere del Nord Italia e il Nord Italia è un mercato che verrà sempre servito dai Port of Genova, quindi non ci saranno traffici che potranno essere destinati ad altri porti. Quello che potrebbe succedere sul lungo periodo, ripeto, sul lungo periodo, è invece una maggiore compattezza dei porti del nord per servire i mercati del centro Europa, che come lei ben sa, anche grazie alla serie di investimenti che stiamo facendo in questo momento sulle opere di ultimo miglio ferroviario e stradale e anche sulle opere di accessibilità nautica, stiamo cercando di aggredire. Quindi quello che vedo è sicuramente un mantenimento dei nostri mercati, possibili ulteriori, diciamo, criticità nell'andare a servire mercati nuovi, ma sicuramente al netto che non ci siano grandissime riorganizzazioni di questi traffici, il porto di Genova manterranno la propria centralità nel Mediterraneo e come porto di destino del Nord Italia. Grazie commissario Piacenza, linea allo studio. Grazie a voi.